Manca pochissimo la festa di San Calogero, l'evento tra sacro e profano più atteso dagli agrigentini. Domenica 7 luglio il via ai festeggiamenti con la prima processione del Santo Nero per le vie principali della città. In attesa della prima uscita del santo più amato dagli agrigentini, ad Agrigento si susseguono le iniziative collaterali della festa. Ieri pomeriggio, nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro in via Pirandello, si è svolto un incontro sul tema San Calò, fede e tradizione, a cura di Lello Cassese Salvociulla con Elio Di Bella, storico documentarista, e Peppe Cumbo, fotografo designer. Sono intervenuti inoltre il rettore del santuario Giuseppe Veneziano, i rappresentanti della confraternita, l'associazione Portatori di San Calogero e i piccoli devoti del Val d'Acragas. È stata raccontata la storia del santo con interventi, musica, video, è stato inoltre benedetto e offerto il tradizionale pane. È una giornata di devozione, una giornata di preghiera, di analisi della storia di San Calogero che facciamo da diversi anni e che vogliamo ancora una volta rappresentare per raccontare anche alle nuove generazioni la straordinaria attrazione di questa festa. San Calò rappresenta anche l'espressione più genuina e autentica del popolo agrigentino e c'è un rapporto indissolubile tra il santo e il popolo. La forza della festa è proprio questa, se si spezza o se si incrina questo rapporto tra il santo e il popolo è finita la festa. E poi un grazie a chi mi ha ospitato, allo spazio Temenos, a Juan Emilio Passarello, alla pasticceria Saieva che come al solito hanno accolto questo invito di partecipare raccontando la festa, le sue tradizioni con Elio Di Bella e un bellissimo documentario di Peppe Cumbo. In sintesi, in un minuto, la festa di San Calogero. Com'è possibile raccontarla ai turisti? Anche questa è una grande occasione di promozione della città. San Calogero dovrebbe rappresentare anche un momento, oltre che culturale e spirituale, un momento turistico, e dovremmo pompare, diciamo, mediaticamente questo momento di un rapporto straordinario di un santo che arriva dall'Africa di colore olivastro e che è amato, apprezzato dagli agrigentini che aspettano in maniera molto fervosa le prime due domeniche di luglio. E io voglio raccontare l'importanza di questo evento oggi andando proprio alle origini, perché anche è molto importante conoscere com'è nata la festa e come si è sviluppata nei secoli. E quindi io, partendo sostanzialmente dal 1500, quando la festa nasce, soprattutto anche per raccogliere fondi necessari per rifare la chiesetta, poi da lì ha subito molte trasformazioni, fino a diventare dalla festa semplicemente dei contadini di Agrigento, del Rabato, ad una festa cittadina che ormai ha, diciamo, di cui ormai tutta la città si è innamorata. Quest'anno abbiamo una particolarità. La particolarità consiste nel che c'è un settimanale di letteratura nazionale, no, che Credere, che riporta la festa di San Calogero di Agrigento, con quattro facciate. Sì. E anche altro, un'attenzione abbiamo voluto dare a livello nazionale alla festa di San Calogero. Chi è San Calogero? Ecco, leggano. Questa rivista, no, a tiratura nazionale, cioè avranno conosceranno un Agrigento e la sua tradizione, il rapporto e relazione viene a questo santo più amato degli agrigentini, San Calogero.